Vi chiederei un po' di silenzio in sala, cortesemente. Allora, buongiorno a tutti. Oggi il tour del coraggio di osare tocca Napoli. Dopo essere partiti da Torino con una marcia, poi aver toccato Mestre, Messina, oggi a Napoli, poi ci sarà il turno di Firenze e Milano per concludere questo tour il 14 aprile a Roma, dove invitiamo tutti quanti ad essere presenti. Il coraggio di osare rappresenta il nostro tour sui territori alla vigilia di una campagna elettorale importante, ma non in piena campagna elettorale, perché noi ci siamo sui territori, siamo tra la gente, portiamo i nostri temi, le nostre idee, indipendentemente dalle campagne elettorali. Lo facciamo quotidianamente, lo facciamo sempre, e questo giro per l'Italia ha voluto marcare proprio questo, che noi ci siamo prima, durante e soprattutto ci siamo dopo, non scompariamo. Il coraggio di osare, perché il coraggio di osare? Perché noi abbiamo osato 2 anni fa, forse un record come alleanza dura da ormai tanto tempo, è un'alleanza che ci ha premiato la nostra credibilità, ha premiato la nostra coerenza e sta continuando a premiare perché i sondaggi danno sempre in crescita, e quindi è sull'onda di questo entusiasmo che tocchiamo i territori ed è sull'onda di questo entusiasmo che ci accingiamo alla campagna elettorale. Il coraggio di osare in tante tematiche, innanzitutto sul lavoro, e oggi qua parleremo di lavoro, più tardi ci sarà una manifestazione contro l'autonomia differenziata, e quindi affinché il lavoro sia più sicuro dappertutto, sia al nord sia al sud, e affinché ci siano posti di lavoro, ci sia il lavoro garantito per tutti quanti, indipendentemente dalla regione nella quale si abita. Il coraggio di osare nella salute, affinché ci siano medici di prossimità, non bisogna fare una migrazione nelle altre regioni per potersi operare o per avere delle cure mediche garantite, delle cure mediche buone. Il coraggio di osare anche per quanto riguarda i diritti civili, le donne, in questo caso abbiamo un primato per fortuna al contrario, cioè ci sono molti più femminicidi al nord che al sud, ma anche in questo caso vogliamo un'Italia unita da tutti quanti i punti di vista, e che sia unita nei confronti dei cittadini, che i cittadini non debbano fare immigrazione per curarsi o per essere garantiti nei loro diritti minimi. E infine il coraggio di osare per la pace. È di ieri la notizia di quest'asse Polonia, Francia e Germania, che parlano addirittura di guerra, e sono guerre purtroppo sia quella a Gaza sia quella in Ucraina, che richiamano molto i temi purtroppo della prima guerra mondiale, dove morivano molti più civili che militari, tanti bambini. Abbiamo visto a Gaza quello che sta succedendo, è arrivata una nave con dei bambini che stanno operare proprio l'altro giorno qui al porto di Salerno, sono stati portati al Santo Bono. E quindi il coraggio di osare anche a questo, anche temi che sono impopolari, noi li facciamo nostri, e questo forse che le persone, i cittadini ci hanno premiato, il fatto di essere fuori dal coro e avere il coraggio di affrontare tematiche, di portare avanti idee anche fuori dal coro, anche fuori dal comune. Con questa breve premessa, ma che ci tenevo a fare, iniziamo i lavori. E ho il mio co-portavoce, il segretario di Sinistra Italiana, a fianco a me, che condurranno questa mattinata, e quindi non mi dilungo più e do la parola al segretario di Sinistra, il segretario regionale di Sinistra Italiana, Tonino Scala. Compagni e compagni, amiche e amici, io sono particolarmente contento, non solo questa mattina, ma per quello che avverrà il 9 giugno. Finalmente, dopo anni, troveremo sulla scheda lo stesso simbolo, e questo è un fatto non scontato e importante, perché due forze politiche hanno avuto il coraggio di osare, di costruire e di provare a mettere in campo una lista che mi auguro che col passare degli anni possa diventare
altro per dire che è fondamentale in Europa come in Italia mettere al centro l'ambiente e i diritti, mettere questi due colori, il rosso-verde, e farli mescolare per provare a ridare una speranza a questa Europa e a questo paese. Sono particolarmente contento perché il coraggio di osare si fa a Napoli e si fa in una data particolare. Domani è il 17 di marzo e il 17 marzo del 1861 qualcuno decise di unire questo paese, mentre questa destra sta provando con tutte le forze a disposizione a dividere. E l'alleanza rosso-verde, verde-rossa mette al centro il sud e questo sud lo vuole portare in Europa. E quando parliamo di sud parliamo di tante cose. Parliamo di una sanità che già prima dell'autonomia differenziata arranca, lo diceva benissimo Fiorella nel suo intervento, qui al sud è negato il diritto di potersi curare, diritto che è garantito dalla Costituzione. Qui al sud la legalità non è un qualche cosa da mettere sulla giacca, ma è un rapporto con il quotidiano, la lotta alle camorre, la lotta alle mafie è fondamentale ed è prioritaria per questa alleanza che si mette in campo. Io sono molto dispiaciuto per quello che sta accadendo in queste ore, ne parlavamo prima, i ragazzi di Partinico stanno decidendo in queste ore, facendo un caos non indifferente, che un liceo non può essere dedicato a Peppino Impastato. Perché? Perché Peppino Impastato portava la maglia rossa, come se la vicenda della legalità fosse legata alla maglia. Io non mi sono mai sognato, lontanamente, nonostante Paolo Borsellino ha sempre detto di aver votato il movimento sociale, di pensare che Paolo Borsellino non sia un uomo che abbia lavorato e lottato tutta la sua vita per provare a portare all'interno delle istituzioni la legalità. Ed è su queste vicende che noi vogliamo presentarci alle europee e su queste questioni che noi proveremo nel corso delle prossime settimane a continuare questo tour nelle città italiane per dire che una speranza è possibile, una speranza di un mondo di pace, di un mondo dove i diritti siano un qualche cosa di concreto, di un mondo dove quando si lavora non si deve morire, perché noi questo non lo dobbiamo mai e poi mai dimenticare. 3 morti al giorno sui cantieri, 3 morti al giorno, come se fossimo in una vera e propria guerra. Queste questioni saranno oggetto della nostra campagna elettorale, saranno i punti focali, mettendo al centro il sud e il mezzogiorno, ed oggi tutti saremo presenti a questa manifestazione nazionale per dire no all'autonomia differenziata. E non ci resta che chiudere con una frase che Giorgia Mendola diceva sempre, fondamentale, e alla lotta per provare a portare rosso e verde in questa Europa da cambiare. Grazie Tonino, e continuiamo con i segretari regionali e quindi do la parola a Rosario Visone. Grazie Fiorella, buongiorno a tutti e benvenuti in questo sabato di metà marzo, dove siamo chiamati tutti quanti alla grande sfida, la sfida del coraggio di osare. Sicuramente a noi il coraggio l'abbiamo dimostrato, lo dimostreremo ancora, che non manca. In particolare vorrei ringraziare anche i nostri leader, Angelo Bonelli e Nicola Pratoianni, che hanno osato con questa alleanza ed hanno unito i temi fondamentali che l'elettorato oggi più che mai sta capendo e ci sta premiando anche alle urne, e secondo me continuerà a farlo anche alle europee, perché questa alleanza che con dei temi di giustizia sociale, giustizia ambientale, è un'alleanza che ci porta a guardare lontano. Guardare lontano partendo ovviamente dal nostro sud, dalla nostra Napoli. Oggi siamo qui a Napoli, che è un po' sempre stata storicamente la capitale del sud. Ovviamente io alcuni temi sono stati anticipati dall'amico Tonino Scala,
altri temi verranno poi in seguito affrontati con maggior analiticità, con approfondimento anche scientifico. Penso al tema dell'autonomia differenziata, che questo governo scellerato vuole imporre ad un sud che vuole far restare indietro. Un governo che sulle politiche di coesione, con una Lega che è alleata, non potrà mai fare un'ora di buono per il sud. Questo ce lo dobbiamo dire, non lo dobbiamo mai dimenticare. A tal proposito, seguirà l'intervento del professor Giannola, che è qui con noi in sala, che ringraziamo di aver accolto il nostro invito. E temi veramente cari, qualcosa è stato già detto, ma il lavoro. Allora, oggi noi siamo in un RIC comunque, terra veramente ricca di cultura, anche socialmente molto ricca, con determinate opportunità, ma anche con molte sfide. Secondo me la sfida principale è proprio la sfida del lavoro. Oggi i settori che noi dobbiamo, grazie anche all'Europa, e per questo sarà importante essere fondamentali protagonisti in Europa, sono i settori, diciamo, che dobbiamo diversificare nell'economia. Dobbiamo pensare, ad esempio, ad un maggiori investimenti in quelle che sono le energie rinnovabili, nei settori della tecnologia green. Dobbiamo pensare a un maggior turismo sostenibile. In questi anni Napoli sta facendo bene, ma sulla sostenibilità dobbiamo migliorare ancora, c'è tanto da fare. Guardate, un pensiero va anche alle donne, non perché da poco c'è stata la giornata internazionale delle donne, ma perché comunque in tema di lavoro e di sud le donne, purtroppo i dati lo dicono, le nostre donne sono ancora troppo penalizzate rispetto alle reali capacità e le competenze che riescono a mettere in campo. Questo lo dicono le percentuali. Siamo indietro rispetto al nord, siamo l'Italia indietro rispetto al resto d'Europa. Quindi su questo bisogna lavorare tanto. Si è parlato di un tema, guardate, che è un tema incredibile, perché ancora nel 2024, con una legislazione in tematica di sicurezza sul lavoro così intensa negli ultimi anni, pensiamo anche alle norme dell'8108, è una disapplicazione così tanto palese che hanno portato a morti purtroppo quotidiane su cantieri. Dietro a questi numeri, ovviamente, a queste percentuali, ci sono dei volti, delle famiglie, il dolore di familiari che perdono magari il proprio capofamiglia, e quindi perdono, c'è un dolore immenso e c'è anche una perdita, diciamo, economica. Io, permettetemi di ricordare che proprio purtroppo poche settimane fa sul nostro territorio, grazie Serena, permettetemi di ricordare che qualche settimana fa proprio sui nostri territori Mimmo Faricati, un lavoratore della Stellantis nella sede della provincia di Avellino, purtroppo è rimasto schiacciato sotto una pressa. Ragazzi, questo è qualcosa di atroce. La persona in questione è di Acerra, noi abbiamo partecipato ai funerali pubblici, ha presenziato anche Francesco Borelli, il nostro deputato, abbiamo sostenuto la famiglia sul territorio grazie alla presenza dei nostri gruppi sul territorio, abbiamo compartecipato a questo dolore che è chiaramente incolmabile, ma assolutamente non è più pensabile che non ci sia controlli sui luoghi di lavoro. Questo povero lavoratore è morto schiacciato da una pressa. Quel giorno dovevano esserci due lavoratori, purtroppo con il cattivo uso dell'istituto del subappalto, praticamente cosa succede? Si risparmia qualche euro per poi perdere delle vite umane. Questo è inaccettabile ed è impensabile. Mi avvio alle conclusioni dicendo che il tema del lavoro è centrale. Ovviamente noi dobbiamo lavorare tutti insieme, non solo in alleanza ma con gli amici della sinistra, ma collaborando con tutte le istituzioni, facendo forza e facendo anche leva sulla nostra presenza nel Parlamento, dei nostri leader, dei nostri deputati del territorio. Questo dobbiamo fare tutti insieme, una sfida. Noi abbiamo il coraggio di osare e quindi andiamo veloci, spediti, con forza tutti insieme verso un sud migliore e verso un sud che sarà protagonista in Europa. Grazie a tutti. Grazie, Rosario. Lascialo lì, sì, perché abbiamo un problema col microfono, ma abbiamo chiesto all'hotel di venire a verificare. Allora, do la parola adesso ai nostri deputati e senatori, quindi iniziamo con Franco Mari di Sinistra Italiana, dell'Alleanza Roma Verde Sinistra Italiana. Grazie, so che dobbiamo usare il meno tempo possibile, anche per lasciare spazio ad Angelo, a Nicola, agli ospiti.
questo ho pensato, come fare a usare il meno tempo possibile? A parlare del nostro coraggio, ma anche della nostra identità, perché ormai è un'identità unitaria quella nostra. Va bene. È un'identità perché noi davvero non siamo come gli altri, stiamo dimostrando che non siamo come gli altri. Noi a giugno per le elezioni europee dobbiamo sottolineare le nostre differenze. Siamo assolutamente unitari, l'abbiamo dimostrato, abbiamo fatto prima, durante, dopo le elezioni, in questi giorni, tutti gli sforzi possibili per costruire una coalizione. Ma lo facciamo appunto avendo caratteristiche nostre, che sono quelle della nostra radicalità, della nostra cultura politica. Allora ho pensato che se dovessimo fare un manifesto fatto di parole, sì, solo una parola, per ognuna delle grandi questioni che abbiamo di fronte, che ci caratterizzano, credo che siano quattro le questioni, per tre sono riuscito a trovare una parola, per una questione no, devo dire la verità, ci pensavo prima. La prima è quella della giustizia ambientale, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, ma come facciamo ad andare alla radice della nostra idea da questo punto di vista e anche a segnalare questo nostro posizionamento così determinato? Io credo che la parola sia prima. Cioè, noi dobbiamo usare la parola prima perché gli altri negano, perché noi abbiamo una coerenza, noi di sinistra italiana, i nostri amici vedono, una coerenza indiscutibile su questa questione. Quindi clima, cerco di essere veloce, e la parola da usare, il paradigma, la parola fra l'altro che parla più di tutte le nuove generazioni che hanno una sensibilità particolare perché vivono anche in un altro modo rispetto a noi il loro futuro. Poi c'è la questione che viene chiamata della pace, su cui tutti quanti a modo loro intervengono, si misurano. Qualcuno dice anche qualche fesseria, come quella detta secondo cui nessuno avrebbe votato in Parlamento contro la missione Aspides. Non è vero. Alleanza Verdi e Sinistra ha sempre votato coerentemente contro ogni missione e contro ogni spesa per armamento. Io, allora, anche qui proviamo a segnalarla questa nostra diversità, a dirla fino in fondo, a usare la parola disarmo, perché disarmo parla di pace, parla di convivenza, parla di una prospettiva, parla di tutto. Quindi disarmo è la seconda parola. E per un'altra questione, quella che poi è stata accennata, è il lavoro, i diritti e i servizi essenziali, non l'ho trovata una parola. Ne ho trovate tre che stanno assieme nella seconda parte dell'articolo 36 della Costituzione. Esistenza libera e dignitosa. Io penso che nell'idea di un'esistenza libera e dignitosa ci sia tutta la questione della difesa del lavoro, della sicurezza, dei diritti, delle tutele, dei servizi universali, del futuro, delle garanzie, delle libertà, l'esistenza libera e dignitosa. Quella è la formula che dobbiamo utilizzare. Finisco su una questione che affronteremo oggi, anche con la manifestazione che faremo, anche qui. Democrazia, assolutamente, Costituzione. Però forse, ovviamente per tutti noi sono più che sufficienti, ma forse non ce la fanno a descrivere, a delineare fino in fondo il rischio e l'origine che stiamo correndo e anche dove nasce, perché c'è la divisione del paese di cui ha parlato anche Tonino, ma c'è un'idea di società che verticalizza tutto, che rimuove l'equilibrio tra i poteri, che assegna poteri nelle mani di pochi, possibilmente di uno. Io direi che la parola giusta è di fascismo. Grazie. Grazie Franco, soprattutto per aver ricordato la posizione dell'Alleanza in Parlamento sul tema della pace, visto che insomma tanta confusione è stata fatta, quindi grazie anche per questo. Allora, Francesco Emilio Borrelli. Buongiorno, oggi stiamo leggendo in queste ore della possibile ipotesi concreta di una guerra mondiale, eppure ne parliamo come se il problema non fosse reale.
ci siamo talmente abituati all'idea di cose mostruose, allucinanti, inconcepibili, che si parla della terza guerra mondiale, delle sperimentazioni con le bombe atomiche della Russia, come se fosse una notizia di TikTok. E questo è un segnale fortissimo della deriva non soltanto del nostro paese, ma dell'intera umanità rispetto a un pericolo imminente. Non so se qualcuno ha visto il film con Leonardo DiCaprio messo su Netflix un paio d'anni fa, in cui due scienziati lanciavano l'allarme in diretta televisiva che stava per arrivare una catastrofe che avrebbe distrutto l'umanità, e ci si scherzava sopra come se nulla fosse. Ecco, noi stiamo andando esattamente in quella direzione. Parlare di pace, che viene utilizzata dall'attuale maggioranza soltanto quando si parla di pace fiscale o pace edilizia, che sono sempre condoni, è l'unica occasione in cui utilizzano volentieri la parola pace, invece di utilizzare la parola vera, che è condono, aiuto sempre alle stesse realtà. Io voglio darvi una notizia. Ieri sera mi ha contattato il responsabile della segretaria della Commissione Finanze, di cui faccio parte, perché io da un anno e mezzo chiedevo la calendarizzazione sulla legge, perché dovremo esprimerci su questa vicenda, sulla tariffa unica sull'RC auto per chi non commette sinistri. Perché se vogliamo cominciare a entrare nel merito delle disuguaglianze che oggi già esistono e sono certificate, ce n'è una molto semplice, che oggi una persona che ha un mezzo di trasporto e la stessa età e non ha mai fatto un sinistro in vita sua, se abita a Napoli paga una cifra, se abita in un'altra città che sta a Milano paga meno 6 volte rispetto al cittadino napoletano. Eppure parliamo di persone che non hanno commesso sinistri. Significa che non hanno mai commesso un incidente. Quando ci dicono ma a Napoli succede che casomai ci sono dei sinistri falsi, benissimo, colpiamo gli imbroglioni, ma perché una persona che non ha mai commesso un sinistro, che sia un imbroglio o che sia purtroppo un incidente come può succedere, deve essere discriminato di partenza? Ebbene, ieri dopo un anno e mezzo si andrà in commissione a votarla. Cosa succederà? Purtroppo le precedenti volte, una sola volta in cui fu presentata la norma, fu bocciata grazie a un voto trasversale, in particolare al centro-destra. Già mi hanno detto alcuni esponenti della Lega che loro voteranno contro, perché comunque sono i tariffari su tutti i calcoli che fanno le compagnie. E io gli ho risposto: scusate, voi state portando una norma in questo momento in cui agevoliamo le compagnie di assicurazione rispetto al pagamento del sinistro. Non si capisce perché, quando dobbiamo aiutare legittimamente o con qualche dubbio le compagnie di assicurazione, siamo tutti allineati e coperti. Quando invece si tratta di aiutare i singoli cittadini, là si scompare, là non ci sono più gli interessi, là non c'è il popolo. Bisogna avere la determinazione di andare fino in fondo nella battaglia contro l'autonomia differenziata, non perché noi vogliamo essere assistiti. Io da questo punto di vista abbiamo sempre combattuto i comportamenti sbagliati e fuori luogo, e in particolare la criminalità. Voglio ricordare a tutti, mi ha fatto piacere prima il ricordo che ha fatto prima Tonino Scala. Io voglio ricordare che il 19 sarà l'anniversario dell'uccisione di Don Diana, ucciso. Ieri siamo stati con i rappresentanti di Europa Verde del Casertano a piantare un albero in sua memoria, assieme ai Boy Scout, che organizzeranno domani una grande marcia, e il capo dei Boy Scout mi diceva una cosa che mi ha colpito moltissimo. Ha detto: speriamo che quest'anno per la prima volta durante il corteo a Casal di Principe le persone aprano le finestre. Perché i Boy Scout ci hanno raccontato ieri che una parte consistente della popolazione non apre le finestre quando passa il corteo per ricordare Don Diana. E io voglio concludere l'intervento ricordando bene chi fosse questa figura e cosa ha dovuto passare. Ricordate la lotta alla camorra,
la lotta alla criminalità sui nostri territori non è soltanto una battaglia contro il singolo camorrista, ma contro un'idea, un sistema sociale alternativo allo Stato che è profondamente radicato, anche in persone che non sono camorriste. Esiste la cultura camorrista. Ebbene, io voglio ricordare a tutti che Don Diana, quando fu ucciso, non c'erano tanti precedenti di persone, preti, uccisi. La prima cosa che successe è che la camorra non solo lo uccise, ma fece uscire su un giornale una notizia che Don Diana non era stato ucciso per il suo impegno contro la camorra e altre battaglie del genere, era stato ucciso perché era l'amante di una donna e il marito aveva chiesto vendetta. Su quel territorio il messaggio era chiaro: caro mio, hai fatto il prete, ti prendi una donna di un altro uomo, non dico che te lo meriti, ma è comprensibile. Un giornale per uscire questa notizia, ci vollero anni per riabilitare e per raccontare la verità su quell'uomo. E questo avviene ogni sacrosanto giorno. Noi ci stiamo abituando al male, e per combattere al male bisogna proporre un nuovo modello di società. Noi dobbiamo osare, a me piace moltissimo questa parola, osare proporre qualcosa di completamente diverso rispetto a chi diceva: beh, se scoppia la terza mondiale, la guerra mondiale, dobbiamo prepararci a armare e combattere. Se ci sta la camorra, e beh, che volete fare? Ce l'avete voi. Se ci sta un degrado sociale, è colpa dello Stato. Invece dipende anche da noi. Dipende dal nostro impegno quotidiano. Dobbiamo essere un modello, perché i cittadini devono tornare a pensare che chi fa politica e chi sta nelle istituzioni è un esempio, non il peggiore. Non il peggiore, deve essere un esempio positivo, ed è questo che noi proponiamo con forza, ed è il motivo per cui ci batteremo con tutte le nostre forze sulla questione dell'autonomia. L'autonomia differenziata non è una novità, nel senso che già oggi al sud vengono dati meno soldi che al nord. L'autonomia differenziata, realizzata dallo stesso ministro che per sua stessa autodefinizione fece la legge porcata, è noto per queste azioni, insomma, di alto livello sociale, è la certificazione e l'irriversibilità della possibilità di tornare indietro, per un motivo molto semplice: perché mentre adesso abbiamo la possibilità concreta di riequilibrare i fondi che in gran parte arrivano al nord, con l'autonomia resteranno tutti ai più ricchi. E questo modello sociale noi lo combattiamo e lo contestiamo con tutte le nostre forze, in Parlamento, in tutte le istituzioni in cui siamo presenti e in particolare tra la gente. Stare in mezzo alle persone è l'azione primaria che deve fare un soggetto politico che aspira ad essere, perché noi lo aspiriamo, ad essere leader del Paese. Grazie. Grazie Francesco. In attesa che arrivi Peppe De Cristofaro, io do la parola ad Anna Grazia Maraschio, assessore regionale in Puglia. Buongiorno a tutti e a tutti. È un momento in cui dobbiamo esserci con questa alleanza Verdi e Sinistra che è stato ricordato. A PIL comincia a mostrare, diciamo, che ha la possibilità di crescere, e noi dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere perché sarà una sfida importante essere presenti in maniera radicata in Europa e portare avanti la nostra visione, sarà determinante per i prossimi anni, per cui il nostro impegno davvero dovrà essere massimo. È stato ricordato prima da chi mi ha preceduto il tema centrale che il oggi deve affrontare, questa che non è una minaccia, è qualcosa che sta diventando sempre più concreta, la divisione di una Italia e la prospettiva di un sud che diventa davvero il sud del sud. Ma noi sapremo reagire. Noi abbiamo il dovere di farlo e lo faremo, perché è stato detto il coraggio di osare. Questo coraggio di osare si accompagna al coraggio che abbiamo mostrato
è che mostriamo ogni giorno che il coraggio di dire a chiare lettere no alla guerra. Vedete, su questa cosa si gioca il destino di tutti. Ed è paradossale che ancora non si abbia il coraggio diffuso di poter dire a chiare lettere che il no alla guerra e il sì alla pace, quella vera, quella forte, senza tentennamenti, deve essere detto e deve essere praticato da tutti. Ecco, questa alleanza è riuscita a farla. Così come un tema, care compagne, cari compagni, vedete, oggi quando io dico il coraggio di osare, e il coraggio di dire, dobbiamo essere chiari, così come noi siamo chiari su alcuni temi. Si continuano a tentennare, io diciamo tocco un tema che è un tema a me molto caro, sui cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici diventa un giorno sì e l'altro pure un tema che viene preso e trasportato, diciamo, a seconda delle esigenze. Ora, il cambiamento climatico è innegabile, ne siamo responsabili anche a causa di stili di vita insostenibili. E tuttavia, anche nella Commissione europea si inizia a dire che il Green Deal è frutto di posizioni ideologiche. Vedete, si annidano pericoli in questa cultura, che non è una cultura che ha diciamo, a cuore le sorti del nostro pianeta. E quindi si fa spazio il negazionismo assieme anche al bellicismo. Ecco, occorrono posizioni chiare che si legano, che devono essere legate ai risultati, a ciò che ci dice la scienza, possibilmente la scienza libera, perché il tema poi è questo. Tutto viene riportato nei grandi sistemi, nei sistemi, diciamo così, di potere e nel sistema, diciamo, e quindi la transizione energetica, che diventa una transizione necessaria, rischia di trasformarsi, ad esempio, in una transizione ingiusta, perché viene condotta e viene portata avanti dal mercato. Ecco, noi che abbiamo la capacità di dire e abbiamo il coraggio di dire, oltre che di osare, dobbiamo porre i cittadini e le comunità al centro della transizione energetica, perché come i cambiamenti climatici si abbattono, cioè gli effetti dei cambiamenti climatici, quindi di questa del dramma del clima, dell'ambiente malato, si ripercuote immediatamente sulle classi, sulle persone, diciamo, le persone più fragili. Vediamo, diciamo, le migrazioni che vengono, continuiamo a negare, diciamo, l'origine, la causa di quelle migrazioni. Anche su questo noi abbiamo la capacità di dire a chiare lettere da quale parte stiamo. Anche per quanto riguarda appunto i cambiamenti climatici, nella transizione noi dobbiamo porre al centro i cittadini e le comunità. Perché questo? Perché altrimenti si trasforma in una transizione ingiusta. La transizione noi dobbiamo puntare, ad esempio, alla riduzione dei consumi, e quindi mettere al centro le comunità significa che dobbiamo non solo parlare, dobbiamo dire che cos'è che noi vogliamo. Vogliamo creare le condizioni perché produzione e consumo possano essere la stessa cosa, e quindi i cittadini possano beneficiare delle innovazioni, delle comunità energetiche. La transizione non potrà e non dovrà essere lasciata nelle mani del mercato, così come stiamo rischiando di vedere oggi, e quindi grandi impianti che possono aiutarci, ma accanto a questo noi dobbiamo avere in mente che cosa? Gli interventi che possano avere delle ricadute sociali. Quindi grandi comunità energetiche, perché dobbiamo occuparci della coesione sociale. Quindi il tema dell'ambiente deve essere assolutamente un tema posto
è declinato e immaginato tenendo conto appunto delle ricadute sociali che i cambiamenti climatici comportano, e la transizione non può essere operata sulla pelle dei cittadini, ma devono essere quindi il coraggio di dire che dobbiamo toccare gli extra profitti, ma non toccarli, ma redistribuire delle risorse. Se questa deve essere un'opportunità, perché diventa una grande opportunità anche per gli operatori economici, non può essere soltanto in una direzione. Quindi quegli extra profitti devono essere utilizzati anche per consentire che quella transizione possa diciamo andare a vantaggio, quindi dobbiamo aiutare i cittadini ad avere, diciamo, degli strumenti che per combattere appunto allora cioè, costa cara la transizione. Allora diciamo no alle case green, noi diciamo sì alle case green, tenendo conto che quegli extra profitti potrebbero essere redistribuiti, e quindi attuare una transizione che possa essere una transizione giusta. Su questi temi, sui temi sociali, la qualità del lavoro, noi non possiamo continuare a vivere in uno stato in cui il lavoro significa morte, il lavoro sottopagato. Questo sistema va scardinato e noi abbiamo il coraggio di osare. Per tutto questo noi continueremo a batterci, avendo e dando chiarezza con le parole e senza tentennamenti, dicendo sempre da quale parte dobbiamo stare. Questa è la nostra visione e forse il paese ne ha bisogno, il Sud più che mai. Grazie. Grazie Anna, grazie anche per aver toccato, tra i tanti importanti argomenti che hai toccato, anche quello degli extra profitti, che è una battaglia dell'Alleanza Verdi Sinistra, una delle primissime che abbiamo fatto, e che ogni tanto è bene ricordarcelo quando abbiamo usato, in che cosa abbiamo usato, anche di andare contro, diciamocelo, anche i poteri forti. La parola a Rosa D'Amato, europarlamentare. Inizio con una piccola provocazione. Sapete, no, che siamo considerati in Europa meno sviluppati? Sapete che siamo definiti regione, tutto il sud, meno sviluppata? Sì. Io quando sono entrata in Parlamento Europeo, a me questa cosa mi ha fatto leggermente incazzare, perché non mi sento assolutamente appartenere ad un sud meno sviluppato, conoscendone le potenzialità, conoscendo quanto c'è stato sottratto. Bene, noi siamo considerati meno sviluppati e non più, secondo la formula zona obiettivo emergenza 1, 2, no, proprio te lo dicono in faccia, siete meno sviluppati. Bene, non ho saputo questo perché ho lavorato nella commissione, quella cosiddetta sviluppo regionale, quella che tratta la politica di coesione, perché l'Europa si rende conto che alcune regioni in Europa, soprattutto nell'Europa meridionale, ma anche nell'Europa dell'Est, ha dei problemi di sviluppo. E allora stabilisce che un terzo, per l'Italia sono quasi 50 miliardi, devono essere destinati a queste regioni per superare il gap di sviluppo. Per il sud, per l'Italia, sono 50 miliardi, la maggior parte vanno al sud. E perché dice questo? Lo dice proprio nel Trattato dell'Unione Europea, quindi quando qualcuno parla di autonomia differenziata deve fare i conti stavolta con l'Unione Europea, che stavolta è dalla nostra parte. L'Unione Europea promuove la coesione economica, sociale e territoriale e promuove la solidarietà tra gli stati membri. Bene, allora questi soldi europei come sono usati? Puglia e Campania, io sono pugliese, sono le regioni che hanno più soldi, più li spendono. Invece c'è proprio un attacco anche in Europa dalla politica di coesione. Allora, innanzitutto quei soldi sono soldi additivi, cioè sono in più. L'Europa sa, la Commissione Europea, il Parlamento Europeo soprattutto, che è l'unico democraticamente eletto, sa che c'è un problema strutturale di base degli Stati membri dove c'è questa divisione. Quindi dà dei soldi in più, ma sono in più. Se lo Stato membro già di suo non rispetta, ad esempio, i livelli essenziali di prestazione, i livelli essenziali per quanto riguarda la sanità, c'è un problema che non torna. C'è un problema, vuol dire che quei soldi che ci stanno dando da decenni non risolvono
il problema. Poi ci sarebbe anche il discorso di come vengono utilizzati. Ognuno sa poi, no? Come c'è un'accelerazione della spesa, pur di dimostrare all'Europa che li abbiamo spesi, si danno a pioggia o si fanno bandi che incominciano, la scadenza è oggi e fra una settimana già si scade il bando, e quindi vuol dire che sono destinati a persone, a ditte, ad aziende che loro già prevedono di finanziare. L'attacco alla politica di coesione, attenzione, è fatto anche in Europa, perché da quei soldi abbiamo finanziato con lo strumento che si chiama ASAP, che non sta per As Soon As Possible, ma è finanziato, hanno finanziato le industrie belliche. 500 milioni di soldi che vanno destinati al sud sono dati alle industrie belliche e quindi alle armi, con una programmazione completamente diversa dall'originale, da quello che dicono i regolamenti europei e il trattato europeo. Andiamo a vedere chi ha votato a favore dell'ASAP. Un altro strumento è lo STEP, scusano sempre tutti questi nomi allettanti inglesi, no? Ma anche qui c'è una grande fregatura, perché qui per accelerare la digitalizzazione, le biotecnologie danno e agevolano soldi alle multinazionali e alle big pharma, e le danno, loro danno il 30% di prefinanziamento, cosa che i comuni non possono fare, le piccole e medie imprese non possono avere, e più cofinanziamento al 100%, cioè possono prendere a fondo perduto. Andate a vedere chi ha votato a favore di questi dispositivi che toccano, che minano la coesione. Eppure è chiaro che il Sud è nella cosiddetta trappola dello sviluppo, siamo in una stagnazione dell'economia. Quindi dobbiamo pretendere che, ad esempio, non solo i fondi strutturali europei, ma anche i soldi del PNRR, che ricordiamo è a quella cifra di 210 miliardi proprio per le condizioni del Sud, dei giovani al Sud, della disoccupazione, quindi ci si aspettava che quantomeno il 40% toccasse al Sud, anche se da calcoli fatti il 70% doveva essere destinato a noi. Quindi abbiamo fatto, che abbiamo fatto? Dice Rosa, ma tu che hai fatto per l'autonomia differenziata? Abbiamo preso e invitato il Comitato sulla no autonomia differenziata a presentare una petizione al Parlamento europeo. Quindi sono stati convocati in questa commissione dinanzi a 40 parlamentari di 27 paesi membri a dichiarare che cosa sta succedendo in Italia. Quindi a denunciare quanto questa legge sia, oltre che incostituzionale, sia contro i trattati e i regolamenti europei. La petizione è stata non solo accettata, abbiamo chiesto di essere auditi, perché ancora non è approvata definitivamente. Noi lottiamo qui oggi, qui in questa sede, e poi dopo alle 2:30, quindi mi invito tutti quanti come siete, un bel gruppone, ad andare a manifestare in corteo perché sia bloccata sul nascere in Europa, perché il diritto europeo è il diritto primario. Quindi una volta tanto che l'Europa è dalla nostra parte, perché non sempre lo è, diciamocelo, usiamo queste leve per bloccare e denunciare la Commissione europea. E l'ho fatto in plenaria. L'ultima denuncia l'ho fatta in plenaria proprio la settimana scorsa. Nessuno tocchi la politica di coesione, nessuno tocchi quei fondi che sono destinati al Sud. E ho detto, cara commissaria Ferreira, si attenta, perché in Europa noi abbiamo la politica di coesione sociale, economica e territoriale, ma c'è un governo di destra che ci sta continuando a separare. Questa legge aumenterà ancora di più il divario, altro che stagnazione. Noi saremo il nord dell'Africa, ma a sto punto mi verrebbe da dire meglio essere il nord di qualcuno piuttosto che sempre costantemente al sud e bistrattati di qualcun altro. Ecco, quindi il coraggio di osare di dire no a questa commissione che ha svoltato completamente a destra, che è una commissione presieduta da una presidente, la von der Leyen, che in questi giorni, non so, è già andata oggi, accompagna la Meloni ad Algeri per regalare 7 miliardi e mezzo all'Algeria per bloccare l'immigrazione, l'emergenza che in realtà è una costante, un problema strutturale che dobbiamo affrontare. 7 miliardi e mezzo all'Algeria. Ne abbiamo dati altri alla Tunisia, finanziamo col memorandum la Libia. Questa commissione che non ha il coraggio di dire che in Palestina c'è in atto un genocidio, che dobbiamo fermarlo. Senza se
servono finanziamenti verdi, direttive case green. Anche lì un altro coraggio, ci vuole coraggio per parlare di case green. Non so, vedete che campagna mediatica di fake news è troppo debole dirlo, proprio di disinformazione vera e propria. Nessuno vuole togliere le case agli italiani. Nessuno toglierà le case a nessuno. Vi si invita, ci sarà un piano nazionale che dovrà fare questo governo, ce l'avremo i deputati che controlleranno come sarà fatto questo piano. I fondi, i soldi ci sono. Non credete più che non ci siano soldi per fare un modello di sviluppo al sud. I soldi ci sono, fondi strutturali europei, il PNRR, il Just Transition Fund, se penso alla mia città, i soldi sono, ma bisogna usarli al meglio. Il coraggio di usare ora e subito vanno usati per un modello di sviluppo diverso. E l'unico modello di sviluppo è quello che mette insieme giustizia sociale e giustizia ambientale. Gli unici posti di lavoro duraturi sono quelli puliti che guardano al green. Non ce n'è altri posti di lavoro che invece guardano a un'industria dell'acciaio fatta in quella maniera, come è stata fatta a Bagnoli e come qualcuno vuole continuare a farla a Taranto. Non è quello il modello di sviluppo che vogliamo. Quindi usiamo con eventi come questi, usiamo le 2:30 a dire basta, vogliamo essere rispettati, perché io non sono, nessuno di voi si sente meno sviluppato di nessun altro. Grazie Rosa, alla vigilia di una campagna elettorale importante come questa delle europee è importante sapere anche cosa si fa in Europa, a volte sembra lontana da noi, invece i temi sono vicinissimi e soprattutto la sinergia tra le istituzioni a tutti i livelli è sempre molto importante, quindi grazie. Do la parola adesso al professor Adriano Giannola, che ringraziamo per essere qui con noi. Il tema centrale della giornata di oggi, oltre al coraggio di osare, l'autonomia differenziata, è appunto il lavoro, e quindi la sua presenza per noi è quanto mai autorevole oggi e siamo qui insomma ad ascoltarla. Grazie innanzitutto dell'opportunità, perché in effetti il tema oggi sì, è anche questa giornata di manifestazione sull'autonomia, credo che il tema necessiti con molta freddezza di essere analizzato per quello che è un grande imbroglio. E però al Parlamento non ho sentito molte voci esplicitare il grande imbroglio, perché l'autonomia, purtroppo, per fortuna, non lo so, non voglio entrare nel merito, è stata fatta sostituendo la parola mezzogiorno in Costituzione con un articolo 119 che doveva apparare il fatto che l'impegno costituzionale del 1947-48 che segue la scelta della Repubblica e caccia i Savoia, così come furono cacciati dai Savoia i Borboni, quindi toglie questo tema, si sperava che togliesse questo tema dalla cosa, e sta tornando questo tema nel Mezzogiorno. I neoborbonici amano questa situazione di autonomia incombente. E l'Europa non se ne accorge forse, ma stiamo attenti a questo. E io dico, il fatto che questa cosa sia prima di tutto un imbroglio e poi l'applicazione di una parte della Costituzione votata nel 2001 togliendo il Mezzogiorno dalla Costituzione, quell'autonomia votata nel 2001 comunque ha delle regole che dovevano salvaguardare anche il Mezzogiorno. È il passaggio al cosiddetto federalismo cooperativo. E immediatamente dopo abbiamo avuto la reazione, perché quella riforma fu fatta perché esisteva la questione settentrionale, un'idiozia analitica che ci ha portato a essere l'ultimo paese d'Europa, con i salari più bassi, con una miriade di imprese che reggono e non reggono, e reggono solo se tagliano i salari, e quindi questi poveri imprenditori, anche il paese oggi è un disastro,
e è oggetto di un intervento straordinario, esattamente come negli anni 50 ci fu la cassa che fece il miracolo economico. Oggi abbiamo l'intervento straordinario dell'Europa per salvare l'Italia, perché l'Europa non si può permettere di avere un collasso come la Grecia nel Mediterraneo, detto chiaramente. E oggi il Mezzogiorno è prioritario dal punto di vista dell'Europa, quindi ben venga un intervento, ma non vedo che questo intervento avvenga almeno come termine di monito al paese italiano. Dovrebbe venire un monito a essere perlomeno coerenti con le regole che nella Costituzione del 2001 abbiamo messo sull'autonomia. Le regole sono semplici e Calderoli è furbo e gioca con le regole, e il Parlamento non mi risulta che abbia fatto neanche ostruzionismo a queste furbizie. Ma leggetevelo queste cose. La regola è molto semplice. Per avere queste, che non sono un'opportunità, non sono per nulla un obbligo, l'autonomia non è un obbligo della Costituzione, si attuano delle cose che ci stanno, ed è il famoso articolo 116,3. Ma il 116,3 dice una cosa molto chiara: rispettando il 119, quello che dice il 119, che rimanda al 117, i diritti fondamentali di cittadinanza, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, rispettare il 119 vuol dire fare i famosi livelli essenziali delle prestazioni, garantire una perequazione che non è mai stata garantita. Per esempio, per legge, i fondi legati alle opere pubbliche sono per il 34%, per legge dal 2017, dopo che erano il 40%, dovrebbero essere spesi nel Mezzogiorno, mai rispettato, e non è previsto che venga rispettato con questa autonomia, è ridicolo. I famosi livelli essenziali è un'altra idiozia, chiamiamoli uniformi, non essenziali, perché l'essenziale di Reggio Calabria, gli asili nido, per dire che sono tre, è diverso dall'essenziale di Reggio Emilia, dove gli asili nido sono 30 a parità di, e ti dicono, beh, ma se sono tre vuol dire che il comune ritiene che sono tre essenziali. Quindi stiamo attenti ai termini. E poi l'imbroglio del disegno di legge Calderoli è talmente evidente, ma talmente sottaciuto per le come è congegnato e per le conseguenze che ha. Il congegno è molto semplice. Io adesso, per essere estremamente breve, dico: il disegno di legge Calderoli è l'articolo 4, punto, primo comma e secondo comma. Tutto il resto è propaganda. Tutto il resto è propaganda, ma su quell'articolo 4 non ho visto le barricate. E adesso che vado in Senato, alla Camera, anzi, perché in Senato anche chi ha votato contro non si è reso conto e non dà conto di quello che ha votato. L'articolo 4 dice due cose semplicemente. La grande concessione della furbizia di Calderoli: è vero, tutte le materie che sono in qualche modo oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni non possono essere oggetto di trattativa per le intese fino a che non ci saranno questi livelli essenziali, e ammesso che possano essere finanziati, perché tutta la legge è a saldi invariati, quindi non possono essere finanziati. Questa previsione è la grande commissione di Cassese, il meraviglioso presidente di una commissione che gronda saggezza da tutte le parti, prenderà due anni, ha fatto una relazione, altri anni, quindi è una cosa rinviata. Quindi Calderoli dice: ma che vi preoccupate, i livelli essenziali noi li stiamo rispettando, aspettiamo che ci siano, mica li posso fare io in 15 giorni. Per intanto, comma 2, tutto il resto lo possiamo
trattare, ma di questo vi rendete conto? Che è totalmente un suicidio accettare una cosa del genere. Non mi sembra che questo sia stato l'oggetto al Senato di una battaglia, perché questa è non solo incostituzionale, ma evade la cosa fondamentale, che il tema della perequazione non si fa solo sui livelli essenziali delle prestazioni, si fa su tutto. Non a caso quel 34% non gliene frega niente a nessuno che non venga mai rispettato. Primo elemento. Secondo elemento, cosa vuol dire fare un'intesa? Calderoli, e questo è quello che vorrebbero portare prima delle elezioni europee alla Camera. Vuol dire fare un'intesa su tutto il resto. Tutto il resto è beni culturali, strade, autostrade, porti, eccetera, 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 cioè la sovranità, altro che i livelli essenziali delle prestazioni della sanità, nella scuola e nel trasporto pubblico locale. Si parla della sovranità al di sopra, al di là, dove c'è questa enclave che viene tenuta da parte, perché quello è, altrimenti saremmo incoerenti, e questa altra sovranità viene considerata e votata al Senato e sarà votata alla Camera, presumo, oggetto di intesa. Ma sapete cosa vuol dire l'intesa? Anche di questo mi sembra che non c'è nessuna consapevolezza. Non la vedo in televisione, nei talk show, non la vedo neanche al Senato, perché la intesa viene approvata con una legge rafforzata. La legge rafforzata è una legge che non è emendabile, nessun modo emendabile, quindi o si accetta o si rifiuta. E vi immaginate un'intesa firmata dalla Meloni e dal Presidente delle Regioni, di tante intese per tante regioni, che venga rifiutata alla Camera da questo governo, da questa maggioranza? E quell'intesa inemendabile è irrevocabile, nel senso che troverete anche che c'è scritto che il governo dopo 10 anni può dire non mi piace, cambiamo. Sì, vediamo cosa sarà tra 10 anni, o anche tra 2 anni, quello che il governo, se volesse cambiare, può, diciamo, ricevere udienza. Viene semplicemente spernacchiato e semplicemente dice: no, l'intesa l'abbiamo fatta, adesso sono fatti tuoi. Quindi irrevocabile e inemendabile. E che cos'è quello che è irrevocabile? La spesa storica. Ma vi rendete conto concettualmente dove siete andati a finire? Dove siamo andati a finire? Che viene costituzionalizzata la spesa storica su tutte le cose che non sono LEP. E i LEP, a quelle regioni che stanno chiedendo le intese, non gliene frega niente, perché la sanità, i LEA sono iper, diciamo, la sperequazione è tutta a favore di quelle, e così nella scuola, eccetera, eccetera. Quindi il disegno che noi stiamo di fronte è una riforma costituzionale fatta in modo anticostituzionale, mettendo il carro davanti ai buoi. In questo caso facciamo prima quello che non è, cioè una cronologia, diciamo, speculativa, in cui ci si presta da Cassese in giù, diciamo così, a contrattare con il governo che cosa? Il trasferimento della sovranità nazionale. Allora, questo è un modello che da federale cooperativo, nell'ottimismo del centro-sinistra del 2001, è diventato confederale. Ogni regione è uno Stato, al suo interno farà i LEP, eccetera, eccetera. Già li ha fatti sostanzialmente. Ma questa è solo la prima tappa, e qui vorrei mettere in evidenza ulteriore passaggio che ci sarà necessariamente, ed è augurabile che ci sia se succede questo. Secondo passaggio è l'attivazione dell'articolo 117,8 della Costituzione, che prevede una cosa così bella apparentemente, che le regioni
con legge regionale, senza che lo Stato possa dire una parola, fanno accordi tra di loro per costituire organismi comuni per gestire interessi comuni. Che cos'è l'organismo comune? Il Parlamento del Nord, perché all'intesa aderiranno la Toscana, che sta entrando già nel Mezzogiorno, il Piemonte, che è già Mezzogiorno, l'Umbria e le Marche forse no, non verranno accolte, ma loro sono già Mezzogiorno. L'Italia è tutta in via di meridionalizzazione, a partire dalla Lombardia, dal Veneto e dal Friuli, e ovviamente il Piemonte, il Veneto, è già a livello di essere sotto la media del reddito pro capite europeo. Questa è la prima condizione per cominciare a parlare di politiche di coesione, di accesso alle politiche di coesione. Allora, un sistema in declino come l'Italia si salva alzando i ponti delle regioni ricche e tenendo fuori le regioni povere, nell'illusione, nell'equivoco, che la crisi del nord del paese sia legata al peso del sud. È esattamente il contrario. È la distruzione del sud che sta avvenendo da anni, e quindi se c'è l'emigrazione dei giovani, quella non è mobilità, quella è emigrazione senza ritorno, ammesso che trovino dove andare al nord. Ormai l'emigrazione è anche dal nord, soprattutto di chi è più formato, che non accetta più il sottosalario anche al nord, o essere, per così dire, gestito dal padroncino del nord rispetto alle sue competenze acquisite magari alla Bocconi. Se ne va in Germania, questa è la prospettiva. E noi allora su questo dobbiamo mobilitarci. Quando Ainis dice questa legge è senza difesa, ha ragione per certi versi, non tecnicamente. Si può ricorrere ancora alla Corte Costituzionale, ma lo potranno fare solo le regioni del sud, perché vengono danneggiate, non i cittadini del sud. Stiamo attenti. Quindi questo è un momento di non ritorno rispetto a una cosa che è una riforma costituzionale, che non è nessuna secessione, non è la secessione dei ricchi, questa è la secessione dei disperati. È chiaro? Noi siamo sull'orlo di un evento che potrebbe essere irreversibile. Allora sì che i neoborbonici hanno ragione. Allora facciamo noi da soli. È una follia. Sono due follie, una accanto all'altra, che stanno emergendo. E la terza follia è di questo governo. Questo governo che vuole fare il premierato, che vuole l'uomo forte, la donna forte, la donna chiamata uomo forte. È una follia, o è un'astuzia incredibile della donna uomo forte che ha il coniglio da tirar fuori nel cappello all'ultimo momento, ma al momento questo coniglio è di posticipare l'autonomia dopo le elezioni. È una stupidaggine, perché la fai prima o la fai dopo, il risultato è lo stesso. E cos'è il risultato del governo? Che cede la sua sovranità e la cede al più forte. E l'Europa a chi guarda? Guarderà a Roma o a Milano? Giustamente guarderà Milano, per salvare Milano, perché anche Milano va salvata, sia chiaro, l'Italia va salvata. E l'Italia, per salvarsi, si salva con il sud, il motore del paese si rimette in moto, se si rimette in moto il sud, non se si estrae ulteriori risorse. E questo è, però su questo occorre mobilitarsi, avere argomenti pacati, non tanto pagati, ma comunque con freddezza, ragionamenti, e non dire i ricchi se ne vanno, i poveri restano qua. Sì, questa è una cosa che ci siamo creati dagli anni 90. Come siamo rimasti in piedi dagli anni 90 in Europa? Facendo tre riforme del mercato del lavoro che sostituivano le svalutazioni del cambio. Cioè, quando noi tagliamo i salari,
Le imprese fanno questo per sopravvivere, per essere competitive. Poi dopo ci accorgiamo, cioè abbiamo troppe piccole imprese, non crescono, e grazie, abbiamo fatto di tutto perché gli imprenditori l'unica cosa che possono fare è tagliare il salario, gli abbiamo fatto le riforme ad hoc per fare questo. Questo è l'enorme errore degli anni della questione indotta dalla questione settentrionale, l'illusione dei distretti industriali, oggi sono le catene del valore. La catena del valore cos'è? È la subfornitura di lusso per la Germania, la quale da un giorno all'altro, se arrivano i coreani che sono più bravi sul fornitore di noi, ci sostituiscono. Adesso sta di calmo, le nuove condizioni sono queste, la Germania non sta bene, oggi cerca nuove condizioni. Il nostro grande vantaggio è che noi siamo il Mediterraneo e l'Europa ha bisogno disperato del Mediterraneo, e il Mediterraneo è il Mezzogiorno, la Sicilia è il centro del Mediterraneo, e il PNRR questa cosa non l'ha capita in nessun modo, in nessun modo. Quindi forze politiche che osano devono osare pesantemente a 360 gradi, avendo un progetto. Grazie professore, a proposito di come osa l'alleanza su questo tema, il professore ha richiamato tante volte i lavori parlamentari al Senato, è arrivato Peppe De Cristofano, nostro senatore, quindi magari su questo si può illuminare lui. No, allora grazie, io mi scuso anche molto con tutti gli ospiti per il ritardo, in questo caso non dovuto a una causa di mia volontà, però ho ascoltato almeno alcuni degli interventi che ci sono stati, naturalmente questo molto importante secondo me del professor Giannola. Sono molto felice, devo dire, dell'iniziativa di stamattina, un po' per la riuscita che mi sembra comunque un fatto politico rilevante, e anche perché mi sembra che abbiamo fatto proprio bene come Alleanza Verdi Sinistra poter fare oggi a Napoli stamattina questa iniziativa, che evidentemente si collega in maniera molto forte e molto netta, naturalmente fin dallo slogan, ma più in generale perché è stata scelta questa giornata con questa importante manifestazione che si farà oggi pomeriggio, manifestazione organizzata dai comitati, come sappiamo, speriamo possa davvero vedere una partecipazione significativa, anche perché io penso che su questo peraltro il professor Giannola abbia ragione, abbia molte ragioni. È evidente che se questa battaglia viene interpretata e viene immaginata semplicemente come una battaglia parlamentare, naturalmente ha poca strada davanti a sé. Ora certo, si può fare sempre meglio il lavoro dell'opposizione parlamentare, anche io penso che probabilmente su alcuni aspetti si sarebbe dovuto fare di più. Forse pesa anche un po' la storia, eh? Una volta tanto però non la storia che riguarda noi, che l'autonomia differenziata la combattiamo dal 2001. Da quando fu fatta la riforma del territorio. Forse questa è un po' la storia di quelli che con noi stanno condividendo questa battaglia, e lo dico io che naturalmente in tutte queste settimane invece ho sempre ovviamente considerato positivo che le altre forze di opposizione abbiano in qualche maniera anche messo da parte alcuni elementi di ambiguità, per essere gentili, che le avevano caratterizzati nel corso degli anni passati. Il professore l'ha detto. La riforma del titolo quinto scellerata che fu fatta nel 2001 fu una riforma fatta dal centrosinistra, poi non tutto il centrosinistra, fortunatamente, non tutte le forze democratiche progressiste quella riforma la condivisero, ci fu chi votò sì al referendum popolare che si tenne dopo quella riforma, perché in quel caso si tenne il referendum, perché naturalmente si seguì il procedimento dell'articolo 138, ci fu anche chi votò contro, ma in ogni caso è chiaro che la riforma del 2001 immette, ha evidenziato nel nostro paese una serie di problemi giganteschi, e quelle di oggi sono evidentemente conseguenze di quella scellerata riforma. E però io penso che comunque il fatto che dopo un po' di anni anche da parte delle altre forze democratiche e progressiste sia venuta perlomeno un punto, diciamo così, di discussione rispetto alle scelte del passato, mi pare comunque un fatto positivo. Lo dico qui, ma l'ho detto in tanti posti, quindi non ho da questo punto di vista nessuna difficoltà a dirlo di nuovo, vale per il Partito Democratico, ma lo dico con rispetto, vale anche per il Movimento 5 Stelle, che oggi fortunatamente fa con noi fino in fondo la battaglia contro l'autonomia differenziata,
e che però, come ricorderete, quando furono firmati il patto di governo, il contratto di governo giallo-verde del 2018, ebbene, quel contratto di governo invece prevedeva tra i primissimi punti l'immediata attuazione delle intese. Perché è bene che queste cose ce le diciamo, ma non perché dobbiamo mettere i puntini su lei, non mi importa nulla di poterle indicare, no, un percorso di coerenza che si è sviluppato in tutti questi anni. Mi importa dire questo, però una cosa non possiamo più farla, non possiamo sbagliare di nuovo, e quindi per non sbagliare di nuovo dobbiamo avere una lucida consapevolezza di quello che è accaduto negli ultimi 20 anni. Già allora su questo c'ha ragione, negli ultimi 20 anni è accaduto che, diciamo così, una sorta di egemonia politico-culturale ha attraversato il paese. Già il solo fatto che si sia parlato per molti anni di questione settentrionale, no? La dice lunga su quello che è successo. Sapete come fu difesa o come fu argomentata la riforma del 2001, la riforma del titolo V, dal centro-sinistra? Fu argomentata esattamente sulla base della tesi che dinanzi all'offensiva secessionista, in quel caso palesemente, diciamo così, secessionista della Lega, per rispondere a quell'offensiva secessionista tu dovevi in qualche maniera temperare quell'offensiva, dovevi concedere qualcosa. Ora, questa parola, questo slogan, questa tesi, questo dire dovevi concedere qualcosa, vi ricorda un po' tutta la storia di questi ultimi 25 anni? Mica è accaduto solo sulla linea differenziata. E perché sulla legislazione del lavoro non è successa esattamente la stessa cosa? Quando per contrastare la legge Biagi pensavi e dicevi che comunque dovevi concedere qualcosa? E perché sulla legislazione, sulla scuola e sull'università non è accaduta esattamente la stessa cosa? Quando per contrastare le leggi, diciamo così, sbagliate della destra, il taglio lineare che fu fatto per esempio in materia di istruzione nel 2008 dal governo Berlusconi, hai fatto per cercare di temperare per l'appunto queste cose la buona scuola? È esattamente quello che è successo negli ultimi 25 anni ed è esattamente la ragione per cui io penso oggi, e lo dico io che sono profondamente convinto della necessità di un approccio totalmente unitario oggi delle forze di opposizione, che però l'unità è una precondizione necessaria e indispensabile, che funziona però solo, e per questo facciamo bene a dire il coraggio di osare, se all'unità delle forze progressiste e democratiche corrisponde anche un qualche elemento, anzi molti elementi, di discontinuità programmatica nei confronti naturalmente delle destre, ma anche nei confronti dei partiti che sono stati fatti. La vicenda della protesta non parla da sola. Le intese del 2018 sono state firmate dal governo Berlusconi con una serie di regioni, tra cui finanche l'Emilia Romagna, governata da Bonaccini, per capire di cosa sto parlando. È evidente che dinanzi a questo andazzo che in qualche modo ha segnato la storia politica di questo paese, Calderoli e il progetto leghista ha trovato un terreno totalmente fertile. È chiaro che poi ti tagliano il burro con la lama con maggiore facilità, perché se tu rispondi per l'appunto a quell'attacco col burro e non invece mettendo in campo un'altra idea politica, culturale, che in qualche modo ribalta la narrazione di tutti questi anni, evidentemente fai fatica. Naturalmente però io penso che per l'appunto, siccome fortunatamente nella vita si cambia idea, siccome forse ci si rende pure conto che probabilmente alcune tesi che sono state portate avanti hanno portato invece in essere dei problemi molto seri che hanno accentuato, per esempio, per quanto riguarda il mezzogiorno, in maniera clamorosa gli elementi di diseguaglianza che segnano in particolare la società meridionale, io però penso che sia positivo che adesso, 25 anni dopo, invece queste questioni di cui sto parlando non siano semplicemente le questioni che portiamo avanti noi come se fosse una nostra piccola battaglia di testimonianza, ma che invece abbiano raggiunto un elemento vero di egemonia. È esattamente fare politica, significa esattamente questo, significa esattamente scardinare un processo anche culturale oltre che politico e provare a ribaltare una narrazione. Noi naturalmente abbiamo l'assoluta necessità di accendere i riflettori su questo. È chiaro che se questa battaglia rimane confinata nelle aule parlamentari, poi uno può fare l'ostruzionismo un po' meglio, un po' peggio, e peraltro anche qua un giorno dovremmo discutere e fare magari un convegno su questo. Eppure la riforma del premierato mica è una cosa che abbiamo scoperto dalla sera al mattino. Non è che qualcuno improvvisamente la mattina si è svegliato e ha portato avanti la riforma
in discussione anch'essa oggi al Senato dell'elezione diretta del Premier. Anche questa fa parte della storia degli ultimi 25 anni. Voi pensate che non c'entri niente il fatto che oggi è più difficile fare opposizione al Senato perché sono stati modificati negli anni i regolamenti parlamentari che rendono i diritti delle opposizioni molto meno solidi di come potevano essere qualche anno fa. Guardate che fa parte esattamente della stessa idea politico-culturale anche in questo caso, perché se scegli, come è stato fatto, di privilegiare l'unico terreno della stabilità, della governabilità, e lo fai a scapito della rappresentanza, e quindi costruisci un meccanismo presidenzialista di fatto da sempre, da prima ancora di fare la riforma, che accompagni col maggioritario, con gli sbarramenti, con le distorsioni delle leggi elettorali, col porcellum, con le liste bloccate, poi diventa una conseguenza inevitabile che arrivi al premierato. Allora io penso che il fatto che in questi mesi, in queste settimane, finalmente questi elementi stiano venendo al pettine e finalmente diventano un terreno di riflessione comune di tutte le forze di opposizione, per noi è una giusta vittoria, una battaglia politica, e si deve probabilmente anche a chi, per l'appunto, in solitudine per molti anni ha tenuto aperta una breccia, e oggi io credo facciamo bene a farla diventare, per l'appunto, una battaglia quanto più larga possibile. Naturalmente, lo dicevo poco fa, non basta una battaglia parlamentare, è decisivo che ci sia l'accensione dei riflettori, fatemela dire così, perché questa battaglia, se rimane confinata nelle aule parlamentari, purtroppo ha dinanzi a sé poco spazio. E naturalmente io penso che dobbiamo fare esattamente quello che ci diceva il professore, anche smentire le clamorose fake news che vengono raccontate. No, lui ha fatto riferimento ad alcune di esse. Pensate a questa vicenda di Aleppo, chiudo su questo perché non voglio portare via troppo tempo. Sarà per un imbarazzo, perché si chiamano Fratelli d'Italia quelli che governano il paese, come li abbiamo ricordato noi, non di mezza Italia, ma d'Italia. Quindi sarà per questo imbarazzo, e sarà perché soltanto qualche anno fa avevano presentato un disegno di legge per abolire le regioni, quindi pensate voi che livello di coerenza. Fatto sta, il partito di maggioranza relativa del governo italiano evidentemente vive una qualche forma di imbarazzo in questa riforma dell'autonomia differenziata. Ha fatto lo scambio, si è preso il premierato, avete capito, no? Si tratta di un vero e proprio scambio politico, per di più su due cose che sembrano legate a una logica politica quasi alternativa. Se ci pensate per un attimo, il premierato e l'idea di accentrare totalmente il potere nelle mani di una sola persona, l'autonomia differenziata sembra rispondere alla logica totalmente inversa, cioè decentrare il più possibile. Vi chiedete come si fanno a tenere insieme queste due cose. Poi insieme si tengono, perché hanno in comune un punto molto serio: la totale marginalizzazione del Parlamento e della democrazia rappresentativa, così come l'abbiamo fatto. Quindi, l'elemento comunitario va ancora. Ma non è caso, siccome Fratelli d'Italia è in grande imbarazzo, anche perché al Sud, differentemente dalla Lega, prende un sacco di voti, e quindi prima o poi dovrà spiegare ai propri elettori perché sta facendo una cosa così devastante per il Sud Italia, devastante per tutta Italia, ma naturalmente devastante in particolare per il Sud, si è inventato questa tesi che davvero dobbiamo smentire in tutti i luoghi in cui lo possiamo fare, che l'autonomia differenziata sarebbe temperata, o che perlomeno i pericoli che noi segnaliamo sull'autonomia differenziata sarebbero per l'appunto eccessivi, perché l'autonomia differenziata si farà soltanto quando saranno stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni. Ora il professore ha già spiegato che già soltanto attorno a questa parola essenziali c'è un gigantesco elemento di equivoco, o meglio, c'è un gigantesco elemento di falso, perché la parola essenziale assomiglia molto alla parola minimi, e invece i livelli di prestazione dovrebbero essere uniformi. Altro che di queste famose 23 materie che possono essere per l'appunto devolute alle regioni e che poi si trasformano in circa 750 funzioni, una serie di queste materie, 8 su 23, non hanno nemmeno bisogno dei livelli essenziali di prestazione. E poi anche, non ultimo, perché i livelli essenziali di prestazione, e anche questa cosa spiega la bugia alla quale stiamo assistendo, in questi due anni, in questo anno e mezzo di legislatura, nessuno ci ha spiegato come saranno finanziati. Guardate che qui, su questo punto, finisco su questo, davvero c'è il più grande paradosso di questa legge. Questa legge viene presentata come un collegato alla legge di bilancio. Non dimenticate questo aspetto, perché è abbastanza decisivo su un punto.
questo collegamento alla legge di bilancio potrebbe impedire il referendum abrogativo. C'è una discussione su questa cosa tra i nostri amici che ci stanno naturalmente dando una grande mano, i costituzionalisti, non è sicuro che sia così, ma insomma c'è il rischio che il fatto che la legge sia un collegato alla legge di bilancio impedisca il referendum abrogativo. Qui, siccome non parliamo di riforma costituzionale, ma appunto la riforma fu fatta nel 2001, parliamo del referendum, non quello previsto dal 138, quello senza quorum, ma quello previsto invece dall'articolo 75, quello con il quorum. E in questo caso, per l'appunto, il vincolo della legge di bilancio potrebbe impedirlo. Ma sapete qual è l'incredibile paradosso di questa vicenda? È che nonostante questa legge sia immaginata, questo disegno di legge sia immaginato come un collegato alla legge di bilancio, è fatto a invarianza di bilancio. Cioè nessuno ci ha detto questi livelli essenziali di prestazione di cui stiamo parlando come si finanzierebbero. Lo sapete quanto ci vuole, ma su questo appunto lo Slimez se lo può dire in maniera molto più precisa di come posso fare io, quanto ci vorrebbe per mettere in campo dei livelli di prestazione che tendono più all'uniformità che all'essenzialità? 100 miliardi, più o meno la metà del PNRR, sapendo che però quella è una misura unica e questa invece è una misura strutturale. Quindi capite bene l'inganno gigantesco in cui siamo finiti. Ecco, allora io credo che noi su questo davvero dobbiamo fare un'opposizione fortissima. Adesso il provvedimento è alla Camera e quindi naturalmente alla Camera bisognerà fare battaglia politica. Bisogna intrecciarlo il più possibile col premierato, anche perché sul premierato almeno una notizia certa ce l'abbiamo, cioè che il referendum almeno lì ci sarà, perché due terzi in Parlamento non ci sono per approvare la riforma in questo caso costituzionale, cioè l'elezione diretta del premier. E io penso che noi da subito, da ora, dobbiamo lavorare a costruire comitati per difendere la democrazia, per difendere la Costituzione, e sono ragionevolmente convinto che al referendum li possiamo battere, e sono anche ragionevolmente convinto che se li battiamo sul referendum, sul premierato, questa sconfitta si porta con sé anche l'autonomia differenziata. Grazie. Grazie Peppe. Per le conclusioni la parola ai nostri due leader, quindi Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Bene, cari e cari, innanzitutto grazie per il lavoro che state, che stiamo facendo. Stiamo costruendo qualcosa di estremamente straordinario. Nessuno di noi poteva immaginare, noi che venivamo da storie diverse, riuscissimo a avere l'intelligenza politica, l'equilibrio, la responsabilità di costruire e non di far prevalere semplicemente gli ego. Ecco, questo è un paese che ha un problema di questo genere, lo vediamo anche in queste ore, che in cui il tema della responsabilità del futuro del paese sembra che ce l'abbiamo solo noi. È veramente paradossale, siamo stati sempre accusati di essere quelli iperradicali, che pensavano a se stessi e quant'altro. Abbiamo una estremizzazione del confronto politico, ma anche della formazione delle alleanze, che ci preoccupa molto, moltissimo. Perché ci preoccupa? Ci preoccupa perché noi stiamo vedendo già gli effetti di una destra al governo, e stiamo già subendo gli effetti di una destra al governo: l'aggressione ai diritti sociali, l'aggressione ai diritti ambientali, il tema della politica estera, di una pace che è sempre più lontana, in cui la parola, diciamo, il tema è semplicemente rincorsa e corsa agli armamenti. Ecco, di fronte a questo noi stiamo costruendo un percorso importante, che lo stiamo sostanziando con contenuti, programmi, e sono convinto che le prossime elezioni europee noi, adesso non lo dico con retorica, perché in queste circostanze il rischio è forte di usare una retorica per animare gli animi e dare la forza, ma io penso che anche nelle prossime settimane riusciremo a costruire non solo notizia voglio dire al paese, ma a costruire un percorso che ci porterà le elezioni europee ad essere una, come dire, una novità esplosiva in termini positivi. Detto questo, noi oggi siamo qua, tra poco ci sarà una manifestazione a Napoli,
qui a Napoli, che sono un po' influenzato, io scusa, ci sarà una manifestazione, perché siamo a Napoli, per cui ci sarà una manifestazione sul tema dell'autonomia differenziata. Io non aggiungo altro, perché le sottoscrivo totalmente le questioni che poco fa De Cristofaro, ho ascoltato con molta attenzione il professor Giannola. Io penso che questa battaglia si vinca nel paese, perché la maggioranza di destra ha una maggioranza importante nel Parlamento e stiamo assistendo a una sorta di mercimonio tra Meloni e Salvini. Il mercimonio è un cambio, io ti consento il premierato, tu mi dai l'autonomia differenziata, ma qui però si mina veramente l'unità del paese. Da un lato si demolisce, si picchietta il ruolo del Presidente della Repubblica e dall'altra parte il tema dei poteri delle regioni, si definisce una divisione forte e preoccupante dal punto di vista del rapporto tra governo centrale e regioni. Io immagino che cosa potrebbe accadere, specialmente immagino le politiche sul clima, per esempio. Com'è possibile che ci siano 20 regioni che possano legiferare da solo, quando noi dovremmo avere una capacità di una visione d'insieme, dalla politica energetica alla politica della tutela del territorio? Oppure mi immagino il tema della scuola, dal punto di vista dei piani di studio e altro. Sappiamo le pulsioni leghiste del nord, quante sciocchezze hanno potuto fare in barba e in nome di una, diciamo, differenziazione che non aiuta certamente e non valorizza le differenze di questo paese. Quindi questa è una battaglia che va assolutamente fatta nel paese, ovviamente va sostanziata nel Parlamento per dare forza a chi guarda a noi con grande attenzione. Però attenzione anche a una cosa: questa è una destra che alle prossime elezioni europee farà una grande battaglia negazionista sul clima, introducendo elementi di paura, perché in realtà loro sono imprenditori della paura, sono degli imprenditori della paura. Loro lavorano per alimentare la paura basandole su bugie. Andiamo a vedere una cosa, per esempio il tema della direttiva green. Alcuni giorni fa mi ha chiamato un mio amico lontano, un uomo di sinistra, mi diceva: ma Angelo, ma che è questa storia della direttiva della casa green? Ma mica si costringe a ristrutturare la casa? Ecco, vedete, con questa capacità martellante di utilizzo anche dei media che ben vediamo, si sta determinando un meccanismo di disinformazione, o meglio di disinformazia. Allora, intanto lo voglio dire chiaramente, non c'è nessun obbligo. Da parte delle famiglie non c'è alcun obbligo, non c'è nessun obbligo. La direttiva prevede per gli stati membri l'obbligo, sì, in questo caso, di preparare dei piani di adeguamento, in cui la grande battaglia che dobbiamo fare noi in Europa è quella di arrivare a un fondo, perché è chiaro, non può esserci un intervento di questo tipo se non c'è una compatibilità sociale. E la compatibilità sociale non può che non essere nell'individuare un fondo che vada a vantaggio dei ceti sociali più deboli per affrontare una questione che è fondamentale, quella di risparmiare energia, perché non si capisce la ragione per la quale noi dobbiamo regalare con le nostre bollette i soldi a Eni, che può fare quello che fa fare. Noi mettiamo con la triplicazione delle bollette una situazione inaccettabile negli ultimi 2 anni e mezzo. Eni ha realizzato, e non solo Eni, diciamo le maggiori società energetiche che acquistano, distribuiscono gas, sia per fattore energetico, ovvero riscaldamento, produzione di energia elettrica, hanno realizzato 70 miliardi di euro di extra profitti mai realizzati nella loro storia societaria. L'ha detto Descalzi ha detto questo: sono utili storici mai realizzati nella nostra storia. E allora apportare e arrivare le famiglie italiane a non avere l'assillo, e in prospettiva ovviamente, che non è un obiettivo che non si può raggiungere oggi, di arrivare ad azzerare o ridurre drasticamente il costo delle bollette, questo è un obiettivo importante. Il punto è come ci arrivi dal punto di vista della compatibilità sociale. Io mi permetto di dire che sul superbonus 110%, che è stato un importante provvedimento durante il periodo di profonda crisi del Covid, che ha determinato una forte depressione sociale ed economica, ci sono 2 elementi che non funzionavano e che dovrebbero essere assolutamente corretti. Ce ne sono altri, ma semplifico quelli 2 principali. Il primo è che non poteva lo Stato pagare
la ristrutturazione di una casa a chi di soldi ce l'aveva già tanti, chiaro? E che doveva essere individuata un elemento di, diciamo, di giustizia sociale nell'individuazione, nell'indirizzo di questi finanziamenti a chi ovviamente aveva poche risorse, perché il fatto drammatico che è accaduto sul super bonus è che chi aveva la capienza fiscale lo poteva fare e chi invece aveva problemi di tipo economico è rimasto a casa. E quindi questa è la prima modifica che doveva essere fatta. La seconda modifica era quella di dire: ma indirizziamo le risorse dello Stato dal punto di vista degli incentivi, secondo il criterio di cui prima, verso le abitazioni più energivore, ovvero quelle che dissipano, chiedo scusa, tanta energia. E invece no, si è fatta a random, un po' quella classe più alta, un po' media, insomma, andava fatta con una strategia diversa. Ora noi però abbiamo uno scenario estremamente importante. Vedete, ce l'hanno con tutto, cioè, e ogni volta il tema delle rinnovabili, poi Salvini veramente il campione delle gaffe, perché quando andate a inaugurare un cantiere di un pannello fotovoltaico, andate a dire, ha avuto il coraggio delle bestialità, che dice, ecco, oggi inauguriamo, perché noi siamo per le rinnovabili, inauguriamo questo bellissimo pannello fotovoltaico alimentato a metano. Non si è mai visto un pannello fotovoltaico alimentato a metano? Ma noi abbiamo a che fare con un ministro delle infrastrutture che sta determinando una rapina di soldi al sud, perché questa vicenda del ponte sullo stretto di Messina non riguarda solo la Calabria e la Sicilia, riguarda tutto il sistema trasportistico del nostro paese, perché questi 10 miliardi e passa sono 10 miliardi che hanno portato all'azzeramento del Fondo Nazionale del Trasporto Pubblico. E se dal cittadino da Siracusa a Trapani ci mette, per compiere 330 km in treno, ci mette 11 ore e 15 minuti, sarà un problema. Se in Sicilia ancora abbiamo la littorina ai tempi di Sciascia, ci sarà un problema. Se poi abbiamo una situazione drammatica in cui il comitato scientifico del ponte sullo stretto di Messina, che non ha nominato né Angelo Bonelli né Nicola Fratoiani, non abbiamo nominato noi quel comitato scientifico, l'ha nominato Salvini, che mette nero su bianco che quel progetto ha carenze incredibili, come ad esempio il fatto che non c'è la microzonizzazione sismica, il fatto che devono cambiare la qualità degli acciai, il fatto che non c'è lo studio da maremoto, dimenticando che nel 1908 nell'area dello stretto di Messina c'è stato un grande maremoto, uno dei più grandi sismi della storia della Repubblica italiana, dimenticando di fare uno studio fondamentale per un ponte a campata unica di 3.300 metri con ferrovie e strade, che non è stato mai fatto nel mondo. Ma ci sarà un motivo perché nel mondo non hanno mai fatto un ponte a campata unica con ferrovie e strade? Perché l'oscillazione della campata non bisogna, io me lo sono fatto spiegare da ingegneri, da strutturalisti, da Mario Tozzi, cioè l'oscillazione della campata è tale che porta dei problemi. Ma se tu non fai questi studi, ma nello studio che oggi noi abbiamo reso pubblico, lo potete andare a vedere, abbiamo dovuto battagliare, diffide, andare in procura, poi alla fine l'hanno tirato fuori questo studio, si vede che ci sono 68 osservazioni che praticamente demoliscono. Ma io avrei detto, ma fermatemi un attimo, prima ci date l'integrazione a questo studio e poi ti do il parere positivo. Invece no, demoliscono il ponte con le osservazioni, danno il parere positivo. A un certo punto chiedono, su uno studio particolare che è quello delle turbulenze del vento, chiedono a Eurolink di fare queste prove. E Eurolink, sapete cosa risponde? Risponde, ma le possiamo fare queste prove, sappiate che ci sarà una perdita di tempo. Il comitato scientifico non ha risposto e ha dato il parere positivo. Poi ci dicono che noi ci rivolgiamo alla procura e facciamo gli esposti. E certo che ci rivolgiamo alla procura, dove dobbiamo andare? Dobbiamo stare a aspettare che Salvini faccia questa vergogna di questo utilizzo? Ma un altro aspetto, scusate se mi sto soffermando, perché penso che sia fondamentale capire come questo governo opera. Abbiamo chiesto in aula quali sono le obbligazioni contrattuali e le eventuali penali a carico dello Stato nei confronti del consorzio Eurolink e lo Stato. Sapete che cosa ha risposto Salvini? Ma noi non possiamo dire nulla, perché è una questione che riguarda la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink. Ma come riguarda il consorzio Eurolink e la società Stretto di Messina? Ci sono 14 miliardi di euro, ma io voglio sapere che se questi mi doppiano, mi triplicano il costo, magari passa a 30 miliardi di euro, ma lo Stato potrà dire no, ma adesso fermatevi, adesso non si fa più? No, perché vogliono costruire una penale per costringere gli italiani a continuare a pagare ad libitum i soldi a questa
vera e propria truffa di Stato. E allora, prendiamoci la allora, sono molte le cose, però noi stiamo, e vado a concludere, costruendo una impostazione, consentitemi, anche una postura che è diversa rispetto al passato. Prima si parlava un po' troppo per sloga, parlo per la mia parte, Nicola, per carità non mi posso permettere, però noi avevamo questo difetto, mi riguardo la parte verde, eravamo un po' tentati, no? Semplificare i concetti. Noi oggi dobbiamo avere la capacità di spiegarci con maniera semplice, ma far capire alle famiglie italiane, ai cittadini e cittadine italiane, quello che sta accadendo con un linguaggio semplice, ma anche con la gravità, ma anche con le proposte da realizzare. Ecco perché io penso che oggi, di fronte a quelli che litigano, che si dividono, che hanno preso i voti degli italiani, il fatto che noi oggi siamo qui, siamo uniti, unite, è un elemento fondamentale. Il fatto che oggi noi siamo qui, tanti, tantissime, a proporre un programma per il Paese è un segnale positivo, non solo per noi, ma per la democrazia del nostro Paese. Noi ci siamo, siamo forti e forte, e quindi da questo punto di vista io sono convinto che il risultato che ci aspetta attraverso un grande lavoro, attraverso le candidate e i candidati che saranno autorevoli, credibili, forti e riconoscibili nel Paese, otterremo un risultato estremamente importante. Ve lo promettiamo e siamo sicuri che questo avverrà, e saremo veramente la, come dire, potremmo essere, diciamo, i protagonisti di un'inversione, di un percorso storico in cui prima si parlava solo ed esclusivamente di divisioni. Oggi invece noi stiamo parlando di come cambiare il Paese, di come governarlo e di come uniamo. Gli effetti li stiamo vedendo. Diceva Angelo, paga l'approccio con cui abbiamo lavorato in questi due anni alla costruzione di una proposta politica. Io penso che abbia ragione. L'unità come costruzione di una convergenza, come costruzione faticosa di un punto di vista, anche come reazione ad un dibattito politico troppe volte disarmante, un dibattito politico che talvolta fa pure un po' paura, diciamo la verità. Diceva Francesco nel suo intervento, siamo lì di fronte alla catastrofe nucleare. A me impressiona molto quello che accade in queste ore, non so cosa ne pensate. Mi è capitato anche ieri in una delle trasmissioni ci tocca di andare ogni tanto, di interloquire con importanti giornalisti, quelli che fanno gli editoriali sui grandi giornali, che con una, diciamo, leggerezza disarmante trattano la guerra come l'oggetto di un dibattito da salotto. Ora, finché lo fanno i giornalisti, i commentatori, ancora. Quando succede che il capo di Stato di un grande paese europeo, l'unico paese europeo dotato dell'arma nucleare, la Francia, dice con tanta leggerezza quello che ha detto Emmanuel Macron, dobbiamo prepararci alla guerra, pronti ad inviare soldati europei e della NATO in Ucraina. Sta dicendo, dobbiamo prepararci, dandolo per scontato, ad una guerra totale con la Russia, ad una guerra nucleare. Io penso che di fronte a questa deriva occorra una scossa, un sussulto. Noi siamo in campo anche per questo, fatemelo dire, siamo in campo, Alleanza Verdi e Sinistra è in campo anche per questo, per tornare a dare un nome alle cose, per tornare a dire quello che troppi e troppe non dicono, con leggerezza. Era stato prima, qualche settimana prima, il capo del Pentagono a dire cose simili, Austin, anche lì, passata sotto silenzio. Prepariamoci a una guerra tra la NATO e la Russia. E queste dichiarazioni
hanno attraversato in modo soporifero la discussione. Meno male, lo voglio riconoscere qui, che ieri il ministro Tajani ha detto l'Italia non manderà soldati. Ma non basta, lo diciamo al governo. Care signore e signori del governo, non basta. Prendete una iniziativa. L'Italia prenda un'iniziativa in Europa, negli organismi internazionali. È l'ora di fare i conti col fatto che la strategia dell'escalation militare come unico strumento di intervento nei teatri di guerra disastrosi che abbiamo di fronte a noi ha fallito. È ora di prendere atto che senza un'iniziativa diplomatica il mondo va sotto sopra. Non c'è futuro per l'Europa, per tutti, senza un cambio di passo. Lo abbiamo detto in tutti questi mesi, con coerenza, come è stato ricordato, voto dopo voto, quando ci davano dei putiniani, dei pacifisti con i fiori in mano, come se l'essere pacifisti sia una colpa. Lo abbiamo fatto con determinazione, ma non per rivendicare una bandiera, non ce ne frega nulla della bandiera, per segnalare quasi con disperazione l'urgenza di un cambio di prospettiva. Vale per il disastro ucraino, vale per la tragedia, per la strage, per la mattanza di Gaza. Anche qui siamo stati con Angelo, con Franco, parte della più grande delegazione internazionale che si è spinta fino al valico di Rafah. Voglio spendere solo una parola. Abbiamo visto la guerra, è una guerra diversa, no? Quando dici guerra pensi ai palazzi sventrati, ai corpi straziati, alle bombe, ai carri armati. Noi non abbiamo visto questo. Eppure eravamo lì a 350 metri dall'inferno di Gaza. Il valico di Rafah è lì, sono cancelli, mura, poi c'è la zona di nessuno e poi sei lì, dentro quelli. Noi non l'abbiamo visto, non ci facevano entrare. Ce l'hanno raccontato. In quei giorni, prima al CAICE, le organizzazioni internazionali, il responsabile dell'URWA, la spina dorsale dell'assistenza a 6 milioni di profughi palestinesi, non solo i 2 milioni e mezzo di Gaza. E anche qui, lo voglio dire da qui per l'ennesima volta, abbiamo presentato un'altra interrogazione, continueremo testardamente. Onorevole Giorgia Meloni, ministro Tajani, ripristinate ora i finanziamenti all'URWA. Togliere i finanziamenti alla spina dorsale dell'assistenza al popolo palestinese è una scelta complice e criminale. Non abbiamo visto la guerra, ma l'abbiamo vista da un'altra angolazione, fa perfino più rabbia, no? Perché le organizzazioni internazionali ci hanno raccontato di come oggi a Gaza si muoia per le bombe, per i proiettili, ma di come si muoia per la fame, per la sete, per le epidemie che si moltiplicano. Perché non c'è più il carburante per far funzionare i generatori negli ospedali, per far andare i forni che fanno il pane. L'OMS ci ha raccontato di come nei prossimi sei mesi, senza un cessate il fuoco immediato, si attendano 85.000 nuove vittime, di queste moltissime per fame, per sete. Il 3 marzo, il giorno in cui siamo arrivati al Cairo, l'OMS ci ha detto che quel giorno 12 bambini e bambine erano morti per disidratazione, non per le bombe. E allora quando arrivi lì e scopri che lì di fronte, in uno spiazzo a 5 km dal valico, uno spiazzo enorme costruito a gennaio perché la lunga striscia di cemento che attraversa il Sinai, il deserto dell'Egitto, il Sinai del Nord, un'area molto militarizzata per gli scontri precedenti, piena di checkpoint, era tutta una lunga fila di camion fermi. Hanno dovuto a un certo punto fare un gigantesco spiazzo perché non c'entravano più. Ce n'erano oltre 1000 solo quel giorno, in quello spiazzo. E altre centinaia ancora in fila, stanno lì da un mese, due mesi, tre mesi, portano acqua, cibo, medicinali. Poi abbiamo visto 50 km indietro alla Rish, la warehouse, il centro logistico dove sono stipate le merci, i beni che il checkpoint israeliano ha respinto perché li considera pericolosi. Sapete che abbiamo trovato? Le incubatrici, quelle che servono per i neonati prematuri, pacchi di riso, stampelle, ambulanze. Ci guardavamo, ci dicevamo, ma che ci può essere di pericoloso? Ti viene in mente che l'unica cosa pericolosa nell'incubatrice è che è necessaria alla sopravvivenza. Allora, anche qui, fatemelo dire, c'è un dibattito talvolta per me difficile da approcciare, anche nel nostro paese, sulle parole.
Ora, le parole sono molto importanti, vanno trattate sempre con delicatezza. Sulla parola genocidio c'è un grande dibattito. Io non sono un magistrato, né tantomeno un magistrato della Corte Internazionale Penale che sta indagando su un possibile crimine di genocidio. Penso però che su una cosa ci dobbiamo intendere. Usare l'assedio come arma di guerra è un crimine. È un crimine di guerra, è un crimine contro l'umanità. Si fermino subito, si fermino subito. E anche qui, viva Dio, al governo italiano che ogni giorno dice ci vuole una difesa che stia dentro i limiti del diritto internazionale umanitario, servono due stati per due popoli, ma poi non fa mai un passo in più sul terreno diplomatico perché si imponga una discontinuità al governo di Benjamin Netanyahu, cioè al principale responsabile di questa tragedia e al principale responsabile dell'incendio dell'intero Medio Oriente, dell'insicurezza del popolo israeliano. E allora anche qui dire parole chiare. Sono partito da qui e ho insistito molto su questo punto, non solo perché credo che diciamo, la dimensione della battaglia contro la guerra e per la pace, la sua costruzione politica, sia la condizione per provare a praticare tutte le altre cose di cui abbiamo parlato questa mattina, senza la ricostruzione di un orizzonte della pace, del disarmo. Molte, quasi tutte le questioni che abbiamo affrontato questa mattina rischiano di diventare evanescenti per ragioni immediatamente materiali, non solo perché la catastrofe nucleare diciamo, pone altre questioni. Anche lì viene da dire, ma siamo governati da leader che cinicamente puntano alla distruzione dell'umanità, a volte ti viene questa domanda. No? Dici questo, come non puoi pensare che siano degli ubriaconi o degli scemi, perché guidano grandi pezzi. Dici, ci deve essere qualcosa dietro che non ho capito. Lasciamo stare quella prospettiva. Ma la prospettiva della guerra impedisce l'idea di un'altra Europa, di un'altra Italia, di un'altra società, perché produce un'economia di guerra. Quello che è successo al Parlamento europeo, l'uso di parte del PNRR per il munizionamento, come possibilità attraverso il voto del Parlamento, ma che cos'è se non la costruzione di un'economia di guerra che tradisce, sottraendo risorse decisive, l'obiettivo di quello straordinario piano cooperativo che aveva per la prima volta introdotto una discontinuità potente nelle politiche di austerità e che aveva come obiettivo la transizione e la conversione ecologica, la ricostruzione di sistemi di welfare in grado di proteggere le aree più fragili di questo continente dopo decenni di austerità, di smantellamento dei sistemi di welfare, dall'istruzione alla sanità, al diritto tradito alla cura e alla salute. E allora costruire l'alternativa è oggi la condizione per rendere efficace la battaglia politica anche contro la destra italiana. Ma finisco subito, non voglio farla lunga, condivido tutto quello che è stato detto, anzi ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, Angelo, oggi come sempre. Peppe De Cristofaro ha detto: noi siamo testardamente unitari. Abbiamo chiaro che cos'è questa destra, l'abbiamo visto. Questa destra ha un progetto, non va sottovalutata. Non sono degli arruffoni, hanno un'idea del paese che diciamo impatta la struttura profonda, l'assetto istituzionale democratico, l'autonomia, spacca Italia. Il premierato e le due cose insieme, diciamo, moltiplicano il grado di rischio che abbiamo di fronte. Ha un'idea del paese sul piano della cultura, della produzione di senso. Ha ragione Angelo, quando dice il negazionismo climatico, il clima previsti, no? Non è un'operazione così. L'impresa della paura è un lavoro profondo sull'egemonia. L'hanno fatto per decenni sulle politiche migratorie. Lo hanno fatto per decenni, hanno convinto il più debole tra i deboli che la colpa della sua debolezza era del più debole, del più debole, del più debole. Lo hanno convinto, no? E quando noi abbiamo detto a questo paese, continueremo a dirlo, se sei più debole, la colpa non è di quello più debole di te, è di quello che ti passa accanto con la macchina da 300, da 400 mila euro
con gli orologi da 1 milione di euro al polso, con un patrimonio che è cresciuto, cresciuto, cresciuto e che in ogni crisi è diventato più grande, più grande, più grande, perché la crisi funziona sempre così, allarga la forbice della diseguaglianza, sbatte più indietro, più fragili, più deboli e consegna un pugno di privilegiati più privilegio, più potere, più forza, più ricchezza. Quando abbiamo detto la colpa della debolezza è questa, per questo noi proponiamo la redistribuzione della ricchezza, per questo chiediamo che la riforma fiscale non sia l'imbroglio di Giorgia Meloni che azzera la progressività costituzionalmente riconosciuta come fattore leva di crescita, di liberazione, di emancipazione, ma vogliamo una riforma del fisco giusta, equa, che chieda a chi ha tanto di dare qualcosa in più per consentire a tutti e a tutte di avere dignità e cittadinanza piena. Perfino chi era in difficoltà talvolta ci ha risposto: ma così mi metti le mani nelle tasche? Perché li avevano convinti. Ed era la leva più potente della destra. Noi dobbiamo lavorare su questo terreno. Noi dobbiamo avere in testa questa ambizione, una proposta politica, per questo il coraggio di osare, sì. Perché a noi non serve coraggio per essere coerenti, per fare quello che abbiamo sempre fatto. Questo lo facciamo, lo abbiamo sempre fatto. Serve a tutti e a tutte noi insieme il coraggio di indicare un'altra idea di questo paese, dell'Europa, e di farlo attorno a quelle questioni che caratterizzano, incarnano questa proposta politica. Alleanza Verdi-Sinistra è nata per generosità, per intelligenza politica, come dicevamo, ma è nata su una convergenza, perfino dal mio punto di vista naturale. Per quel che mi riguarda è chiara una cosa: di fronte al mondo terribile che abbiamo davanti, alle contraddizioni che l'attraversano, non c'è soluzione che non incroci, che non tenga stretti l'uno con l'altro l'obiettivo della giustizia ambientale, della conversione ecologica della nostra economia, del nostro modo di vivere, con quello della giustizia sociale, della lotta contro la diseguaglianza, contro la povertà, contro la marginalizzazione, contro l'esclusione, che non tenga insieme la questione della liberazione degli uomini e delle donne, la liberazione del loro tempo di vita, la liberazione dai loro bisogni, la liberazione dalla sofferenza, che non tenga insieme il tema della pace. Alleanza Verdi-Sinistra è questo, è questo, è questa proposta qui, ed è il motivo per cui, come ha detto Angelo, anch'io penso che questa proposta avrà successo, forza, continuerà a crescere come sta accadendo, come è accaduto in ogni turno elettorale dopo il 2022. Non solo, come diceva Tonino, il 9 giugno avremo già una bella notizia. Per la prima volta dopo tanto tempo, in due elezioni generali, politiche, europee, lo stesso simbolo. Ma dal 2022 a oggi, nelle elezioni amministrative, nelle elezioni regionali, e continueremo a farlo, abbiamo mantenuto la stessa proposta, con la stessa forza e con lo stesso coraggio. I risultati sono già arrivati, continueranno ad arrivare, andiamo avanti tutti e tutte insieme, perché non noi ci toglieremo la soddisfazione, ma questa proposta sarà utile a questo Paese.